Buongiorno, sono Carmen Corciulo, sono una studentessa del terzo anno del corso di dottorato in oncologia e farmacologia molecolare dell'Università di Ferrara. Ho svolto la mia ricerca all'estero presso il Langone Medical Center della New York University di New York. Il titolo della mia ricerca è Coinvolgimento dei recettori dell'adenosina nel metabolismo osseo. Nel Langone Medical Center ho lavorato presso il laboratorio del dottor Bruce Cronstein, un reumatologo che da anni si occupa del coinvolgimento dei recettori dell'adenosina nel metabolismo osseo. Da dati preliminari emergeva che i topi mancanti del recettore A2A per l'adenosina presentavano le caratteristiche dei pazienti affetti da osteoartrosi, soprattutto una degenerazione cartilaginea. Con il nostro studio abbiamo voluto individuare i pathway molecolari coinvolti in questa patologia per poter poi individuare un possibile target terapeutico per l'osteoartrosi. Il mio studio si è svolto soprattutto in laboratorio tramite indagini molecolari e tramite indagini sul tessuto di topi affetti da osteoartrosi, il tutto supportato dal continuo confronto con gli altri membri del laboratorio e da continui meeting con altri gruppi di ricerca che si occupano anch'essi del metabolismo osseo. Dai nostri studi è emerso che i topi mancanti del recettore A2A dell'adenosina presentano le stesse caratteristiche dei pazienti affetti da osteoartrosi, quindi la degradazione cartilaginea, un'infiammazione a livello articolare e la presenza di osteofiti, delle escrescenze ossee che nel paziente provocano dolore. Questi risultati ci fanno pensare che in futuro il recettore A2A può essere un target farmacologico per la cura dell'osteoartrosi. Questi dati sono stati utilizzati come dati preliminari per la stesura di un progetto per la richiesta di fondi all'NIH e io mi auguro che questo progetto possa essere accettato. La mia esperienza all'estero è stata un'esperienza assolutamente positiva. Ho avuto la fortuna di lavorare in un gruppo di ricerca molto affiatato, molto stimolante. È stata anche un'esperienza importante dal punto di vista personale, perché mi ha dato la possibilità di poter continuare i miei studi negli Stati Uniti, in quanto a maggio, dopo la mia tesi di dottorato, potrò continuare il mio postdoc nel laboratorio del dottor Cronstein.